Benvenuti, cari bambini, a questo spettacolo. Osservate il disegno dietro la tenda azzurra del teatro. Esso mostra una bambina che dorme ed ha un incubo. Guardate bene, capirete poi di cosa si tratta. Ed ora seguitemi, apro il teatro e vi faccio vedere l'interno. È qui che mi nasconderò dopo aver posizionato il teatro su un tavolo. E inizierò a recitare per voi, cari bambini. Ma ora guardate, vi svelo un altro segreto. Le ante laterali del teatro si trasformano. Ecco, guardate ora cosa potete vedere al suo interno. Una bella sceneggiatura scritta su fogli rossi. Ma non è finito tutto. Al teatrino è allegata una borsa. Essa contiene le istruzioni per l'uso, la sceneggiatura e i personaggi, ovvero dei pupazzi che fungono da burattini. La borsa esibisce un'altra facciata. Cari bambini, non siete curiosi di vedere i personaggi che essa contiene? Ecco, ora io apro il teatro in modo che lo possiate vedere bene. Guardate ora le ante laterali del teatro. Esse esibiscono un biglietto d'invito che reca scritto «Benvenuti, cari bambini, a due matrimoni» e questo è anche il titolo dello spettacolo. A questo punto io scoperchio le ante interne del teatro. Osservate le immagini, lo spettacolo sta per iniziare. Ora chiudete gli occhi e apriteli solo quando vi sarà detto. Buon divertimento! Attendete, attendete un attimo che mi posizioni ben nascosta nel retro del teatro. Ecco, sono pronta, ascoltate. Aprite gli occhi. Benvenuti, cari bambini. Il mio nome è Lorena Sirena e voglio narrarvi la mia storia. Sono il giocattolo di una bambina di nome Sofia. Alcuni giorni fa, Sofia stava leggendo il libro dal titolo Filo di Fata di Philipp Lackermeyer. Io, Lorena Sirena, la guardavo di nascosto. Ad un certo punto, Sofia lesse la filastrocca dal titolo Distribuire incubi. Essa narrava di Zoe Zaganella, la quale infilava una biglia nera sotto il cuscino di chi la faceva arrabbiare e tale biglia arrecava un incubo. Forse avete già visto il disegno di Aurelia Fronti che rappresenta tale incubo nel teatrino chiuso. Ma ora proseguo nel racconto. Sofia leggeva tutto questo a voce alta e in quell'istante io, Lorena Sirena, mi addormentai. Zoe Zaganella aveva messo la biglia nera sotto il mio capo ed io ebbi un incubo. Sognai che stavo per sposarmi, ma un mago cattivo mi diceva che aveva fatto un maleficio che impediva il mio matrimonio. Per fortuna l'incubo durò poco. Infatti io continuai a dormire. Mentre dormivo, Sofia aprì di nuovo il libro dal titolo Filo di Fata alla pagina che recava il racconto Fabbricare sogni. Le sue parole echeggiavano nell'aria. A inventare la macchina dei sogni è stata Filomena Filalana. Sofia leggeva di questa signora che si procurò uno scatolone e mise in esso cose prese a caso. Poi vi aggiunse dei colori, un tocco di velluto, piume di fringuello e così dallo scatolone uscirono sogni colorati. Potete vedere nel teatrino in basso alla vostra sinistra l'immagine di Filomena.
Ebbene, mentre Sofia leggeva di lei, Filomena regalò un sogno anche a me, Lorena Sirena. Nel sogno mi apparvero tre bamboline che appartenevano a Sofia e mi dissero: «Ora siamo nel tuo sogno e romperemo l'incantesimo». Ed ecco, ora bambini, chiudete gli occhi, la magia sta per arrivare. Vedrete tra poco cosa mi disse la prima bambolina, che si chiama Bella Nerella per via dei suoi capelli scurissimi. Siete pronti, bambini? Aprite gli occhi e guardatemi, sono Bella Nerella, la bambolina molto amata da Sofia. Sto per entrare dentro il sogno di Sirena Lorena. Io so che un maleficio impedisce il suo matrimonio. Affinché l'incantesimo si rompa, occorre un vestito da sposa magico che solo noi tre bamboline di Sofia possiamo confezionare. Dunque, cari bambini e bambine, ascoltate. Sofia ora sta leggendo dal libro Filo di Fata la filastrocca che ha per titolo La fanciulla delle ninfee. Essa narra di una creatura d'acqua che dimora negli stagni, abita l'acqua ferma e silenziosa e qui piega e ripiega lunghe foglie di seta, costruendo origami che poi posa sull'acqua a galleggiare. Tutti la chiamano ninfea dal nome dei fiori che costruisce, tutti dicono che è bellissima. Con la sua pelle bianca e il suo vestito di scaglie iridescenti, cucito con fili d'erba e alghe e impreziosito da pietre trasparenti. Bambini, potete vedere tale fanciulla di nome Ninfea sul teatrino in alto alla vostra sinistra. Ecco, io, bambola Bella Nerella, stanca dei miei capelli neri, sono affascinata dal bianco e in particolare da questo abito di ninfea. Allora entro dentro il libro Filo di Fata e senza farmi vedere da Sofia, mi faccio prestare da ninfea il suo vestito. Ella me lo concede e io, bambola Bella Nerella, entro nel sogno di Lorena Sirena. Le dico: ecco il vestito magico che indosserai il giorno del tuo matrimonio. Coraggio, tale veste romperà il maleficio. Prima però questo abito dovrà ricevere altri decori per poter diventare magico e distruggere l'incantesimo che ti impedisce di sposarti. Saranno le mie due sorelle, Dolce Treccia d'Oro e Maria Turchina, a donare all'abito dei singolari decori che lo renderanno magico. Pertanto io, Bella Nerella, capisco che il mio compito è finito. Esco dal sogno di Lorena Sirena e cedo il posto a Maria Turchina. Chiudete gli occhi, cari bambini. Una breve pausa e poi via. Lo spettacolo continua. Ora, bambini, potete aprire gli occhi. Guardatemi, sono Maria Turchina, l'altra bambola di Sofia. Sto per entrare nel sogno di Lorena Sirena. Porterò dei decori singolari che renderanno l'abito per il suo matrimonio magico. Ora Sofia sta leggendo una filastrocca dal libro Filo di Fata dal titolo Ascoltare le parole degli alberi. Essa suona così: in un giorno d'estate o anche di primavera, prova a sdraiarti sull'erba bagnata di un sottobosco o in mezzo a una radura. Raggi di sole filtrano tra le foglie e ti accarezzano il viso. Lasciati accarezzare. Chiudi gli occhi e respira piano, più piano ancora, con dolcezza. Sulle prime sentirai solo un bisbiglio, appena udibile, quasi un pigolio, ma poco a poco, se starai attento, capterai qualche frase, pezzetti di discorso, chiacchiere, complimenti, persino qualche insulto.
Bambini, potete vedere l'immagine degli alberi parlanti in alto sul teatrino alla vostra destra. Ecco, Sofia continua a leggere e io, Maria Turchina, ascolto. Ella prosegue, Sibilla Sibelius ha ascoltato a lungo gli alberi parlare. Ecco alcune storie che Sibilla ha annotato sul suo quaderno. La storia dell'albero che aveva perso tutte le sue foglie, la spaventosa storia dell'ascia del boscaiolo, consigliata a chi fa fatica ad addormentarsi, la storia dell'albero che toccava il cielo. Ecco, io Maria Turchina ho il privilegio, come Sibilla Sibelius, di sentire tale storia che narra di un albero così alto che toccava la punta estrema del cielo e da esso attingeva sentimenti puri e divini, al punto che le parole che emetteva narravano storie d'amore e di bene. Ecco, io, Maria Turchina, mi faccio regalare tali parole, poi entro dentro il sogno di Lorena Sirena e dico a lei: guarda, getto sul tuo abito da sposa le parole dell'albero che toccava il cielo ed esse lo rendono splendido. Il mio compito è finito. Ora cederò il posto all'altra mia sorella, la bambola dolce treccia d'oro. Adesso, bambini, chiudete di nuovo gli occhi. Sarà dolce treccia d'oro a dirvi quando aprirli. Una breve pausa ed ecco. Aprite ora gli occhi, cari bambini. Sono dolce treccia d'oro, un'altra bambola di Sofia. Sto per entrare dentro il sogno di Lorena Sirena, ma prima devo procurarmi un decoro magico da porre sul suo abito da sposa. Ecco, ora Sofia sta leggendo dal libro Filo di Fata la filastrocca di Irina Butterfly. Potete vedere l'immagine di Irina in basso nel teatrino alla vostra destra. Sofia legge nel prato un pomeriggio di domenica e prosegue. Col suo vestito a teli colorati, come ogni giorno, Irina Butterfly fa la sua passeggiata per i prati. Siccome è vanitosa, esce tutta ghindata e si dà un po' di cipria colorata. Irina vola tra viole e tulipani, si inceppa tra i convolvoli bizzosi, dà un buffetto ai papaveri, zigzagando tra zigne ed azalee. Ad ogni fiore sussurra una parola, rosso vermiglio, arancio, azzurro, viola, e il fiore nel sentirla si colora. Molte persone vorrebbero carpirle il suo segreto, pittori, artisti veri e anche falliti, imbianchini, tintori e giardinieri cercano di acchiapparla con la rete, ma fino ad oggi non ci sono riusciti. Ecco, io, dolce treccia d'oro, prendo un po' di questi fiori che coglie Irina Butterfly ed entro nel sogno di Lorena Sirena. Ecco, ora sono nella sua visione onirica e le dico: sul tuo abito da sposa getto alcuni fiorellini magici dai molti colori. Essi hanno un profumo fatato, il profumo del bene e dell'amore. Poi aggiungo: ora l'abito è quasi terminato. Quando sarà pronto, l'incantesimo si spezzerà e tu, Lorena Sirena, potrai sposarti. Prima però occorre che tale abito abbia un tocco finale, un tocco fatato che lo renda veramente singolare. Io, dolce treccia d'oro, non ho il potere di arrecare questo tocco. Sarà Chioma Celeste, la regina delle sirene, il giocattolo preferito di Sofia, a portare tale tocco. Ora io esco dal sogno per cedere il posto a tale regina. Bambini, chiudete ben bene gli occhi e attendete.
Una breve pausa ed ecco. Ora bambini, aprite gli occhi. Eccomi qua, sono Chioma Celeste, regina delle sirene. Ora mi metto in ascolto di Sofia. Sarà la sua lettura a suggerirmi il tocco finale per l'abito di Lorena Sirena. Ecco, dal libro Filo di Fata, Sofia legge: Giovanni è uno degli ultimi pescatori di luna. La sera prende lenza e bisaccia e silenzioso, senza lasciar traccia, se ne va per i boschi, più discreto del più inaccessibile segreto. Aspetta poi che la luna si specchi nell'acqua dello stagno. Allora attacca l'amo alla sua lenza e aspetta con pazienza che il suo bel pesce abbocchi. Cari bambini, potete vedere l'immagine del pescatore Giovanni nella parte superiore del teatro. Ecco, io, Chioma Celeste, mi unisco a lui e pesco un raggio di luna. Con questo entro nel sogno di Lorena e le dico: illuminato da questo raggio, il tuo abito da sposa è perfetto per rompere il maleficio. Lorena Sirena nel sogno gioisce e io gioisco con lei perché quando si sveglierà troverà tale abito accanto a lei e insieme vedrà il suo principe azzurro che l'abbraccerà e la renderà sua sposa. Dunque presto Lorena coronerà il suo sogno d'amore e Sofia? Sofia continuerà a giocare con noi che siamo le sue bambole pupazzi, poi crescerà e ci metterà da parte. Finché una notte, quando sarà già grandicella e fidanzata, sognerà il sogno di Lorena Sirena. Al suo sveglio vedrà l'abito da sposa magico di Lorena materializzarsi e divenire adatto a lei, Sofia, e al suo corpo. Allora anche lei, Sofia, sarà sposa. Benvenuti dunque, cari bambini, a due matrimoni. La danzatrice di flamenco che potete vedere se andate dietro al teatro si prepara a danzare per le feste. Ed ora lo spettacolo è finito. Non ci resta che prendere parte ai festeggiamenti. Allora venite, cari bambini, andiamo. La festa ha inizio.